Ciao popolo bruciacchiato! Qui è Gildi con Sampdoriano. Allora, con un pizzico di follia iniziamo la fine di questo calciomercato, sessione estiva 2021. Allora ragazzi, per i fedelissimi del canale sanno che io non sono molto adatto a dare i numeri. Io do i numeri in post partita, nel senso che impazzisco molto facilmente, quello sì, ma perché è un dare i numeri molto più di cuore che di logica. Ieri sera abbiamo cercato noi del gruppo di dare una valutazione a questa sessione di calciomercato estiva della Samp. È uscito un 6. Personalmente io gli ho dato un po' di meno, ma vi spiego perché alla fine del video. Diciamo che tutto sommato la Samp ha fatto quello che doveva fare, ha ceduto degli esuberi. Chi più, chi meno, chi è contento, chi è meno contento, hanno fatto quello che andava fatto. Forse nella maniera non adeguata. Adesso cerco di non dilungarmi troppo, ecco. Abbiamo ceduto Tonelli, che secondo me era evitabile, perché un buon giocatore che soprattutto abbiamo ceduto praticamente a zero all'Empoli. Una squadra che si è rinforzata parecchio in questa sessione di calciomercato. Comprensibile il fatto che l'abbiamo venduto anche per molti ingaggi, perché comunque guadagna 1 milione e i suoi sostituti sono comunque a livello, anzi non sempre a titolare. Poi qualche partita non eccellente l'ha fatta anche lui, però comunque ragazzi, il gol nel derby, uno di quei giocatori che fa molto spogliatoio, questa è una cosa secondo me molto importante, e poi un giocatore secondo me molto molto utile. Quindi mi dispiace aver venduto Tonelli in questo modo, però lo capisco e mi dispiace molto per Tonelli. Poi abbiamo venduto altri elementi invece molto meno funzionali, prima su tutti Leris, che mi dispiace per Medì, ma sono contento di non rivedere più con la maglia della Samp. Mi dispiace un po' per Lagumina, però anche lui è rientrato in quella fascia di giocatori, in quel range da cedere, ed è stato ceduto. E poi c'è anche Bonazzoli che in tanti non l'hanno più voluto. Io un'altra possibilità gliel'avrei data, però la dirigenza ha deciso di darlo in prestito alla Salernitana con diritto di riscatto, e vedremo. E poi c'è Caprari che non si è ben comportato, sia sul campo nell'ultima partita, quella contro l'Alessandria, che anche al di fuori, perché poi si sa, in questo ambiente ormai le voci girano, le cose si scoprono in 5 minuti. Ci sono state delle liti con la dirigenza, ha avuto anche poi al momento quasi del contratto, della firma del contratto con il Verona, anche delle discussioni, perché prima voleva che la Samp gli pagasse degli arretrati, che forse effettivamente la Samp sta avendo questo problema, che deve pagare delle mensilità un mese dopo, due, non si sa. Adesso io non mi voglio aggrappare molto a queste cose perché non so quanto possano essere veritiere, quindi vita a prendere sempre le cose con le pinze, perché magari quelli che di queste cose sono dei complottisti disfattisti che si divertono a sputare addosso agli altri, quindi cauti quando sentite queste cose. Quindi a me non interessa quello, a me interessa il fatto che se il giocatore non volesse rimanere poteva andarsene prima, non aspettare la fine e non comportarsi così. Quindi è uno dei tanti elementi che è andato via, sono contento perché ciao. Un pezzo importante che abbiamo ceduto è stato Jalto, che io spesso l'ho criticato, ma perché criticare un giocatore come Jalto è molto più importante, perché Jalto ha delle qualità non indifferenti, lo dimostrano anche i gol e gli assist fatti l'anno scorso. Un giocatore comunque che anche per simpatia si è distinto parecchio nell'ultimo anno. E faceva gruppo anche lui, comunque si sacrificava, le qualità ce le aveva, perché ragazzi, parliamoci chiaro, gol comunque al Napoli, mi viene in mente quello, non è male. Anche la partita, se non sbaglio, con l'Udinese, che aveva fatto gol e assist, adesso forse non era l'Udinese, sto facendo una figura del cavolo, però mi pare di sì. Insomma, è un giocatore comunque che posso capire vendere, ma non a 6 milioni ragazzi, non a 6 milioni, anche lì. Capisco che comunque 800.000 euro per una società come la Samp pesano, però quella mi è sembrata un po' una svendita. E adesso invece parliamo degli acquisti, perché quello forse più importante
Ed è quello il problema. È più importante sapere chi arriva che chi parte. Il problema è quello, che i sostituti non ci sono stati, perché è arrivato De Luca, un giovane che io sinceramente non conosco, non conoscevo, come è arrivato subito, prestito, così. Perché? Aspetta, magari si integra bene. No, neanche mezza possibilità. Abbiamo recentemente giocato contro Sassuolo con un attaccante convocato. De Luca non era ancora stato ufficializzato come giocatore del Cosenza. Oddio, adesso forse sto facendo una figura del cavolo che non è andato a Cosenza. Mi pare sia andato a Cosenza, però forse no. Mi pare di sì, però ancora prima di ufficializzarlo era finita la partita contro il Milan e la Samp avrebbe avuto un attaccante convocato, Quagliarella. Allora, se tu giochi contro una squadra come Sassuolo, tecnicamente più forte di te, non puoi presentarti lì con un attaccante e lasciarlo in campo per 90 minuti. Ma chiama anche sto De Luca. Chiama anche lui, poi a mezz'ora dalla fine fai uscire Quagliarella e fai entrare De Luca al suo posto. Anche perché rischi che Quagliarella si faccia male. Cioè, beh, è anche una cosa logica di rischi. Giocare 90 minuti implica più possibilità di farsi male, di infortuni, anche un affaticamento. Cioè, a Quagliarella cosa possiamo chiedere di più? Diamogli un po' più di respiro. De Luca sarebbe stata un'ottima soluzione, temporanea, solo quella partita gli avresti fatto fare. Mezz'ora, 20 minuti, va bene. E invece no, non l'hanno neanche provato, subito, preso, boh, via, in prestito. Ma diamogli un attimo tempo. No, neanche, vabbè. Poi, su quel discorso, come ho già detto, secondo me è stata una grave mancanza da parte della società, perché, voglio dire, non esiste che con la lista di giocatori svincolati che c'è al momento, in pieno calciomercato ti presenti con un attaccante. Cioè, è il calciomercato, puoi fare quello che vuoi. Poi, scusate, mi sono dimenticato di dire che tra le cessioni c'è anche quella di Murillo, che è un giocatore, secondo me, pessimo, pessimo. Però sono contento di averlo dato via e abbiamo intascato dei soldi per quello. E perché non ne reinvestiamo, non dico tanto, un terzo tra ingaggio risparmiato e prezzo del cartellino? Ragazzi, sono soldi, non li usiamo, non li usiamo. Gli acquisti sono stati quelli che sono stati, appunto De Luca è rimandato subito via. Poi sono arrivati i giovani talenti e poi è arrivato il grande nome. Tutto nelle ultime ore di calciomercato, Ciccio Caputo. Io sono sincero, non sono un grandissimissimissimissimissimo estimatore di Caputo. Però è un buon giocatore, cazzo se è un buon giocatore. Quindi sono contento, però ragazzi attenzione, 34 anni, ma le qualità ce le ha. Io ho visto ieri il numero con Sassuolo, 64 partite, matematica perfetta, 64 partite, 32 gol fatti e 16 assist. Quindi un gol ogni due partite e un assist ogni quattro. Semplice. A me come numero 10 uno così va benissimo, perché è tanta roba. Poi è un giocatore molto, molto acclamato, molto popolare, che sa far parlare di sé e sa gestire bene la fama. Quindi carismaticamente è un giocatore fantastico, è quasi un top player. Sul campo è logico, l'età comincia a farsi sentire, ma potrebbe essere una grande sorpresa. Io lo spero. Io spero di sbagliarmi e dire, cazzo, ma va che sono un idiota. Tutti quanti erano stragasati per Caputo. Io un po' così... Ero io il coglione, lo spero. Ciccio, un grande in bocca al lupo, te lo meriti. Spero vivamente che tu diventi capocannoniere quest'anno con questa maglia, eh. E detto ciò, ragazzi, quello che a me fa arrabbiare parecchio è il discorso delle trattative. Per Supriaga, come si chiama, era già fatta. Una settimana c'era l'accordo col giocatore, niente. Non sarebbe fatto niente per problemi di decisione sulla formula. Ma che cazzo me ne frega della formula? Lo vuoi comprare? Sì, toh, me lo compri, punto. Non me ne frega niente. Prestito con diritto e obbligo di riscatto e controriscatto con opzione di terzo. Lo voglio comprare, lo compro. Non mi interessa, non lo compro. Boh, non è che c'è da girarci troppo intorno. Cioè, non è che siamo degli avvocati. Stiamo parlando di calcio, sport. Non di... Ma me, mi, mo, mo. Se ti fai vedere titubanti in queste cose, fai la figura del pollo. E la figura del pollo l'abbiamo fatta ancora di più l'ultimo giorno di calciomercato, quando da giugno, che sapevamo che Gaetano sarebbe stato riscattato dalla Samp, perché 8 milioni sono tanti per le nostre casse,
Keita in quei mesi ha fatto di tutto con il Monaco per farsi svincolare, era lì lì che è, noi... Cosa aspetti? Che cosa aspetti? Che arrivi qualcuno a fregarti? Ma no, succede. L'ultimo giorno di calciomercato è successo. Come l'ha preso Cagliari? Pagando zero. Zero. Pagando zero il Monaco. Dandogli solo una futura percentuale sulla rivendita. Questi ragazzi sono stratagemmi basilari. Basilari. Se il Cagliari vorrà rivendere Keita a buon prezzo, senza dover dare niente al Monaco, fa uno scambio. Come hanno fatto l'anno, due o tre anni fa, il Milan e l'Eintracht Francoforte, che la Fiorentina avrebbe avuto ancora una rivendita sulla, una percentuale sulla rivendita di Rebic. E il Milan ha fatto lo scambio. Scambio alla pari Rebic Andre Silva. E allora, ragazzi, cioè, non è che c'è bisogno di essere del genio degli economisti, basta solo un attimo il cervello. Invece noi non ci proviamo neanche più di tanto. È questo che mi fa incazzare. E adesso, sempre sul fronte acquisti, piccola discussione sui nuovi giovani. Allora, ci sono tre nuovi ingressi. Uno è Ihattaren, spero sia la pronuncia giusta, ma non ne sono sicuro. Anche lui, lo ammetto, mai sentito prima, perché non lo conoscevo. Cioè, viene dal PSV Eindhoven, io sinceramente ho una passione per il calcio, ma non vado a guardare anche il campionato olandese. Per quanto possa essere interessante. Ad ogni modo, marocchino, molto interessante, molto giovane. E anche Cassano ne ha parlato molto bene, ha detto che vuole andare allo stadio solo per vederlo. Quindi, cioè, se Cassano, che è uno molto critico, addirittura riesce a fare un complimento uno così, sì, sì, mi incuriosisce parecchio. E poi, vabbè, è una possibilità. Discorso simile per Dragusin, anche lui è un giovane molto interessante, dalle prospettive notevoli, però tutti e due sono accomunati da una cosa. Entrambi della Juventus, entrambi girati alla Samp in prestito secco. Perché? Cosa ce ne facciamo di giocatori in prestito? Ok, è comodo perché sono giocatori giovani ai quali non paghiamo cartellina, ecco, arriva la solita mascotte, scusate. Però a noi cosa ce ne viene poi in tasca? Cioè, metti che sti ragazzi diventano dei fenomeni. A noi cosa rimane? Un bel mucchio di niente. Cioè, aiutiamo le altre squadre a crescere, facendo noi giocare i loro giovani. Mi sono perso qualcosa. Da quando in qua è una cosa intelligente questa? Perché io non me lo so spiegare. L'ultima operazione che abbiamo fatto simile, guardiamo un certo Alessio Romagnoli. Un giocatore che secondo me adesso, lievemente, ma proprio lievemente, ci farebbe comodo. Eppure quando è arrivato noi, Romagnoli era molto giovane, le prime esperienze in Serie A a livello continuativo le ha fatte con noi. Il discorso qual è? Che se è in prestito secco e poi ritorna alla sua squadra originaria, dopo aver fatto l'esperienza, noi ce la pigliamo nello stoppino. Insomma, Ihattaren e Dragusin in prestito e poi c'è anche CR. Arriva un giovane molto promettente dalla Roma e questo mi interessa un po' di più. Perché se non ho capito male, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto. E allora qua sì che diventa intelligente come cosa, perché se questo diventa forte, allora è nostro. E cavolo, sì, così mi sta bene. Si sa mai, Zaniolo non ha fatto neanche una presenza in Serie A quando è passato dall'Inter alla Roma, ragazzi. Non dico che spero che CR diventi uno Zaniolo 2, sarebbe troppo bello per essere vero, però... Se sperare gratis, tanto vale farlo, no? Quindi, mo, ragazzi, io ripeto, la cosa che mi fa arrabbiare di questa sessione di calciomercato è il fatto che la Sampdoria abbia dimostrato che la dirigenza è insicura, è incerta, è molto confusionaria. E vedremo, sappiamo tutti benissimo che non è una società ricca, purtroppo sta affrontando dei problemi, ma quello che possiamo fare noi è continuare a sostenerla. Ma attenzione, mi sono spiegato molto male. Non dobbiamo sostenere questa società, perché questa società sta facendo la qualunque cagata. I dirigenti stanno facendo fare una brutta figura a questo stemma, a questa maglia, a questi colori. E noi non ci meritiamo tutto questo, perché abbiamo un tifo spettacolare. Quindi tutto quello che possiamo fare noi non è sostenere i dirigenti, la società, e sostenere i giocatori, i nostri giocatori, i nostri eroi. Quindi continuiamo a farlo. Adesso che riprendono gli stadi, andiamo allo stadio. Andiamoci, perché dobbiamo gasarli a bestia.
iscrivetevi al canale YouTube, spero di non essermi dilungato troppo, ragazzi. Ciao popolo blu cerchiato.